nostro appuntamento con Viaggio in Molise ci porta nuovamente a Campo di Pietra per una nuova puntata dedicata a Jazz in Campo, decima edizione di questa rassegna che ormai nel corso degli anni è riuscita a coniugare musica di qualità, l'enogastronomia, all'accoglienza e ovviamente anche alla solidarietà. Una decima edizione con grandi nomi, si comincia con Rosario Rubalcaba con Piano Solo, dunque un excursus su quello che il piano può dare con maestria, con tocco, con tecnica ma anche con estrema sensibilità. Poi altri due appuntamenti ma ovviamente anche ben emergenti, ovviamente anche Jam Session e tutto quello che questa rassegna ormai propone da 10 anni a Campo di Pietra. Restate con noi con Viaggio in Molise con Jazz in Campo. Tu sais, erreur jamais. J'écoute, tu parles, je ne comprends pas. Siamo con Sabina Farinaccio, direttore esecutivo di Circuito Creativo, che è la direzione artistica di questo festival Jazz in Campo. Decima edizione, con quale cartellone e con quale spirito? Beh, la decima edizione merita gli artisti che vi proponiamo. Iniziamo stasera con Gonzalo Rubalcaba, è un pianista conosciuto come uno dei più grandi artisti contemporanei, almeno nel jazz. Domani sera José Luis Gutiérrez e, mentre il 22, Minino Garay dall'Argentina con un sound molto travolgente, nonché i gruppi locali. Certo, ecco, questo parallelo tra grossissimi nomi e anche gruppi locali che in qualche modo trovano anche su questo palco un'espressione, spesso poi hanno delle evoluzioni positive. Sì, è proprio il caso di un duo che proponiamo in questa edizione, il duo Pace Carnevale, che si è esibito nelle Jam Session di qualche anno fa insieme con un artista, non ricordo per la verità quale. E comunque pare che gli sia rimasta nel cuore questa esperienza e che quindi è tornato qui a Jazz in Campo con questo entusiasmo. Parliamo invece anche della proposta di questa sera, un Rubalcaba che, lo ricordiamo, ha alcune date in Italia, tra cui una recentissima a Umbria Jazz, ma con una particolarità, piano solo, quindi questo suo rapporto di grande tecnica ma anche grande sensibilità che si sviluppa soltanto su questo palco, quello di Jazz in Campo, perché nella sua tournée italiana, se non sbaglio, è in quartetto. Esatto, sì, con questa formazione piano solo ce l'abbiamo solo a Jazz in Campo e tra l'altro è la formazione che lui preferisce perché è solo in questo modo che si sente completamente libero, solo a Jazz in Campo, chi vuole ascoltare piano solo. Ecco, parliamo invece anche di questi 10 anni che vi hanno visto sempre come motore, diciamo in qualche modo creativo, propositivo, di coordinamento dal punto di vista artistico di questa manifestazione. Come sono trascorsi e perché è importante affermare continuità, anzi evoluzione di questa iniziativa? Sì, sono passati 10 anni e ringraziamo veramente chi ha creduto e chi crede in questa iniziativa. Quest'anno anche la Regione è entrata in campo in modo importante e quindi c'è stata evidentemente un'evoluzione sia a livello sociale che culturale. Io penso che Campo di Pietra questo lo possa dire tranquillamente e di questo siamo contenti. Poi del futuro non c'è certezza. Siamo con Gianluca Cefaratti per la comunità di Campo di Pietra, fino a qualche mese fa sindaco per 2 mandati, ma in qualche modo anche tra i papà di questa iniziativa Jazz in Campo, che quest'anno festeggia il decennale. In un momento di grande crisi, di grande complessità per le operazioni culturali, ci si conserva, ci si conferma e si afferma che è importante la continuità. Ma la continuità è sicuramente importante, soprattutto nel campo culturale. Io sono davvero felice
di essere arrivato al decimo anno di Jazz in Campo, nonostante la mia non più presenza come sindaco di Campo di Pietra, seppur sono rimasto nei ranghi comunali, c'è continuità in tal senso, anzi c'è una maggiore volontà a portare avanti l'iniziativa. Quest'anno, dopo un anno di stasi, c'è il raccordo con la Regione Molise, siamo ben felici, ringrazio per questo chi ha voluto e ha sponsorizzato economicamente questa manifestazione, in particolare il consigliere Gioffredi. Siamo contenti e è chiaro che noi speriamo e spingiamo affinché questa manifestazione possa offrire ancora qualcosa in più rispetto a quello che siamo riusciti a offrire. Continuiamo a fare i sacrifici, siamo ben contenti di fare i sacrifici. Fino a qualche minuto fa, insomma, sono stato in pantaloncini a mettere sedi, a cercare di coordinare i lavori tra direzione artistica, volontari, prologo, tutto fila per il verso giusto. Siamo contenti e andiamo avanti su questa scia con maggiore verve e maggiore sicurezza rispetto a prima. Ecco, abbiamo un cartellone artistico di tutto rispetto, sicuramente band emergenti, jam session, anche ovviamente piatti tipici, enogastronomia e solidarietà. C'è tutto, tutto studiato. Ma io comincerei dalla fine, dalla solidarietà. Io oggi credo più che mai, lo ha affermato Papa Francesco nella sua visita del 5 luglio scorso. Ci vuole molta solidarietà, soprattutto nei confronti di chi giornalmente soffre. Sono tante le persone, quest'anno abbiamo raccolto e abbiamo voluto fortemente l'associazione Pro Malati Oncologici, che davvero aiuta tanti malati che purtroppo transitano per le strutture ospedaliere molisane. Sappiamo la sanità, quali siano le condizioni della sanità, e queste strutture di supporto, io lo chiamo, sono davvero quelle strutture che servono alle famiglie e servono a chi è più sfortunato. Speriamo davvero che anche questa manifestazione possa essere utile al mondo della solidarietà, al mondo del volontariato, e credo che anche questo in un aspetto culturale non sia trascurabile. Tra poco si va in scena anche con uno dei concerti principali. Ecco, una piazza Rimembranza che è piena di gente, magari fare un bilancio alla prima serata è azzardato, però in qualche modo è importante notare anche il colpo d'occhio di una piazza già piena di gente. Ma noi siamo felicissimi, voglio dire, queste iniziative che poi negli anni abbiamo saputo anche modificare, non solo nelle location ma negli aspetti, nella cura anche delle tradizioni, nei diversi aspetti che siamo riusciti a mettere in risalto. Oggi abbiamo Gonzalo Rubalcaba, in merito della direzione artistica, che ha voluto e è riuscito fortemente a ottenere uno dei migliori pianisti al mondo. Ma avremo altre due splendide serate e non trascurerei però la presenza sul palco alle nostre spalle, in cui in questo momento si esibisce la Teresa Torio Quartet. Siamo contenti di dare uno spazio agli artisti molisani che meritano questi spazi, e siamo contenti che alcuni di quegli artisti molisani che si sono esibiti sul palco di Jazz in Campo o durante le jam session hanno spiccato il volo. Nell'ultima serata ospiteremo un duo che adesso studia e lavora nel campo della musica a Parigi e in Olanda, e siamo ben felici di aver dato là anche a due giovani artisti musicali. Siamo con Sergio Di Vico, vicepresidente dell'Associazione Pro Malati Oncologici, dedicata ad Anna Pistilli Sibiu Perazzelli. Allora, parliamo di questa iniziativa, di questa vostra presenza qui a Jazz in Campo. È un'associazione che è presente da circa 3 anni per ricordare la signora Pistilli Sibiu Perazzelli, deceduta poco più di 3 anni fa. È un'associazione che ha già raggiunto risultati lusinghieri, prendendo iniziative a sostegno della sanità pubblica, in particolare dell'attività del reparto di oncologia del Cardarelli. Abbiamo portato avanti dei progetti che all'inizio erano ambiziosi e dubitavamo pure di poterli realizzare, però si sono concretizzati nel tempo e abbiamo destinato tutte le risorse che erano a nostra disposizione. Così sono ancora oggi avviati un progetto di psiconcologia e un progetto di biologia molecolare. Faccio un esempio per tutti: nella biologia molecolare si svolgono degli esami che presentano poi un costo complessivo di 6 euro, che fino a poco tempo fa si dovevano svolgere in centri universitari tipo Napoli o Chieti al costo di 300 euro, con risposte dopo 60 giorni, e qui si ha una risposta dopo 24 ore. Quindi i benefici, questi sono propedeutici alla somministrazione di farmaci biologici, quindi l'avvio di una terapia. I benefici sono indubbi.
Noi su questa strada siamo arrivati con i contributi creati con il fondo dell'associazione e con i contributi di tanti e tante piccole iniziative tipo quello di stasera. Tra tutti quelli che ci hanno sostenuto, attività meritoria anche quella del comune di Campodipietra, che ha avuto sempre una sensibilità particolare nei confronti della nostra iniziativa, da considerare che ha usato anche il nostro logo sulla corrispondenza e quant'altro, e oggi ci ha consentito anche di essere qui presenti con uno stand promozionale. Ecco, quindi la solidarietà che si unisce alla musica, alla cultura, e anche questo nome da ricordare, APMO, che comunque diciamo APMO, che vediamo anche in alcuni spot di comunicazione sociale, anche sulla nostra emittente. Ma come si fa poi a sostenervi, diciamo, da un punto di vista proprio di donare eventualmente delle risorse? C'è la possibilità di diventare soci con una quota modesta di 10 euro annui e poi in occasione di varie iniziative che abbiamo intrapreso di tipo musicale o teatrale abbiamo lì avuto occasioni di raccogliere i contributi delle persone. Ci saranno tutte le occasioni. Il problema grosso è quello della comunicazione e dell'informazione e grazie a Dio abbiamo al nostro fianco un pezzo grosso che è Terremotissimo.